oggi parliamo delle mascherature. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Non è carnevale, ma gli acquarelli molto spesso necessitano di una maschera, sì, un fluido che protegga il foglio e non lo faccia macchiare dal successivo acquarello per lasciare delle tonalità differenziate. In commercio c'è il masking fluid, ci sono tanti fluidi maschera venduti in boccette piccole così, dai prezzi alti 8, 7, 9 euro. Io oggi vi insegno a creare dei mascheramenti homemade con dei fluidi che costano molto molto meno. Vedrete proprio l'uovo di Colombo all'interno del video, come mascherare i vostri acquarelli in maniera poco costosa e molto molto efficiente. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo cosa ho combinato. Eccoci qui, oggi impareremo a mascherare i nostri acquarelli senza necessariamente aver bisogno del fluido per mascheramento canonico, che viene venduto in tutti i negozi di belle arti in piccole boccettine da 200 ml a un prezzo variabile che si aggira dai 7 ai 12 euro a seconda della marca. Allora, il fluido per mascheramento a cosa serve? Serve a proteggere delle porzioni del disegno su cui vogliamo non insista il colore, su cui vogliamo non aderisca il colore. Però ci sono degli escamotage casalinghi, più o meno casalinghi, che possono ovviare a questi costosetti medium, perché sono costosetti perché la quantità è ridotta e il prezzo comunque c'è, e non sono cose che si usano sempre. Allora, il primo suggerimento che vi do come alternativa ai fluidi di mascheramento venduti in belle arti è questo. Questo è il lattice di gomma naturale, un litro viene venduto a 12,80 euro. Capirete bene il risparmio: un litro a 12,80 euro, potreste dipingerci per l'intera vita, oltre ad usarlo per 200 miliardi di altre cose, tra cui calchi e via discorrendo. Questo lo trovate in tutti i negozi, sia di belle arti che di restauro, e anche in molte ferramenta. E vedrete che è la stessa identica cosa, che imbottigliano a 200 ml e vendono a un prezzo molto molto più alto. È la stessa identica cosa, ha lo stesso identico aspetto vertiginoso, vedete? E in più ha lo stesso identico odore. E vedrete che ha lo stesso identico risultato. Un altro tipo di mascheramento homemade invece può essere fatto utilizzando la gomma pane, plasmandola e posizionandola in maniera tale da appiccicarla sul foglio per poi rimuoverla. Passaggio del colore avvenuto. È un altro modo per mascherare i nostri acquarelli, è usare una vecchia candela. Vi sconsiglio di usare i colori a cera, molti usano i colori a cera, però l'effetto che viene fuori con i colori a cera è questo, un effetto molto molto blando. Che differenza c'è tra la tecnica con la gomma naturale e con lattice naturale e con la gomma pane rispetto a quello con la cera? Che la cera rimarrà parte del vostro acquerello, quindi su quella porzione non potrete più andare a dipingere, perché sarà sempre idrorepellente, così come con il colore a cera, ma anche se ha un effetto molto blando, quindi non ve lo faccio neanche vedere. Mentre con questo metodo della gomma pane, quello del lattice naturale, una volta rimosso, su quella porzione si potrà andare a dare un altro tipo di colorazione. Quindi dipende da cosa voi vogliate fare, utilizzate il metodo che vi è più consono. Io in questo foglio ho già disegnato 3 cristalli di neve, che adesso andremo a fare con le 3 tecniche differenti. Assicurato il disegno sul supporto, vado a smorzare i toni della matita, operazione che io faccio perché a me non piace vedere la matita molto negli acquarelli, che qui appunto può lasciare intravedere la matita, ma su quella cera invece dovete cancellarlo proprio del tutto. In primis agitiamo il nostro lattice
e la tipica puzza di ammoniaca si spanderà in ogni dove, perché proprio è la stessa identica cosa dei fluidi per mascheramento, secondo me. Adesso, con un pennellino della grandezza che vogliamo, adatta al nostro tipo di disegno, andiamo a ripassare lì dove non vogliamo che il colore attecchisca. Dato il lattice, facciamolo asciugare completamente. Benissimo, questo secondo esperimento facciamolo con la gomma pane. La gomma pane, più la riscaldate, più viene via. Allora, innanzitutto anche qui alleggeriamo il disegno con la stessa gomma pane. Bene, cominciamo quindi a modellare proprio qui sul piano la nostra gomma pane. È un lavoraccio, questo è proprio se volete mascherare, non avete nulla in casa, non potete andarla a comprare e quindi ci affidiamo a quello che possiamo trovare facilmente a casuccia. E poi naturalmente togliamo, ecco qua, l'in più. E costruiamo così, sentite la pioggia? Costruiamo così tutto il nostro cristallo di neve. Fine di un po' di lavorino di manipolazione, questo sarà il risultato. Adesso andiamo con il nostro terzo e ultimo metodo, la cera. Per quanto riguarda la cera, quello che farò sarà ricavarmi una listarella. Avendo dei pezzetti più appuntiti, sicuramente io potrò lavorare con maggiore precisione. Come sempre, tamponate bene bene fino a fare scomparire quasi del tutto il disegno. Quindi con dei pezzettini di cera cominciate a passare su. I tratti qui verranno più grossolani, già ve lo anticipo. Quindi. Bene, spero di essere andata su tutto, lo scopriremo solamente portando avanti il nostro esperimentino. Cominciamo quindi adesso a passare l'acquarello su tutto. Riprendiamo il nostro mascheramento fatto con il lattice, assicuriamoci che sia ben asciutto, rimarrà sempre gommosetto, stemperiamo il nostro colore, lo faccio molto diluito e dopodiché passiamolo su tutto, così, in maniera un po' disordinella. Lasciamo asciugare, vedete che già l'acquarello ha scansato il fluido da mascheramento, la gomma lattice, adesso lasciamolo asciugare e prendiamo Mrs. Gomma Pane e anche qui, come prima, però qua bisogna andare in maniera picchettosa, quindi sappiatelo, andate anche nel mezzo. Cioè, se tirate c'è il rischio che vi portiate via qualcosa. Sicuramente questo verrà meno preciso del precedente, ma ovviamente se li volete precisi, la gomma lattice sicuramente è quello che fa per voi. Ok, lasciamo asciugare e vediamo cosa viene fuori. E terzo, la candela, quello che mi preoccupa più di tutti. Vado, eh?
e anche candela fatta. Adesso attendiamo l'asciugatura. Pronti per svelare l'arcano, adesso col dito non ci rimane altro che staccare la gomma che si è appunto solidificata, così, vedete? E rimane appunto l'acquerello e il fondo bianco. Quindi l'unica accortezza è togliere tutta la gomma, eccola qua, e come vedete, non dimenticatene niente, ecco qui, come vedete l'effetto è perfetto, effetto perfetto. Un effetto un po' meno perfetto lo avremo invece con la gomma pane, tra l'altro non si è neanche asciugata, l'ho lasciata così molto movimentata apposta giusto per farvi vedere, ma anche qui piano piano recuperate tutta la vostra gomma pane e vedrete che quasi del tutto, magari se l'avessi lasciata asciugare sarebbe stato meglio, vabbè, ma no, a noi ci piace così. Ecco, è più scomposto naturalmente, più grezzo, più grossolano, ma mettendo molta attenzione, più di quella che ho messo io perché avevo fretta per il video, ecco qua, l'effetto di mascheramento viene fuori, quindi anche questo effetto c'è. E adesso l'ultimo, qua c'è ben poco da fare, perché quello che si è fissato sulla cera rimarrà, nel senso, l'effetto è questo, è carino, è più grossolano, come vedete, se non si sta attenti, come magari non sono stata attentissima io qui, si può sbagliare, l'errore però è irreversibile, nel senso che volendo potreste raschiarlo via col tagliavalsa e ripassarci a pennello, o potreste anche nettare un po' di più, però vi faccio vedere anche il primo che mi ero fatta per vedere se la cosa risultava, e dove è più evidente, vi faccio vedere, la particolarità di questo metodo è che parte del colore che spande sulla cera si fissa sulla cera stessa e seppur dà l'effetto cromatico differente, come vedete è tutto tempestato da micro pagliuzze di colore all'interno, il che può essere anche una buona cosa se volete questo effetto. Quindi se volete un effetto nitido, gomma lattice, il più affidabile, 12,80 € un litro, ci dipingete una vita. Se volete un effetto un pochettino più rock, un pochettino più forte, più scomposto, la gomma pane è quello che fa per voi, come vedete l'effetto c'è, poi naturalmente questo andrebbe continuato riprendendo gli effetti, magari mettendo qualche colore in più da qualche altra parte, è giusto per farvi vedere l'effetto. Terzo e ultimo, con la cera della candela. Vi ricordo che invece con il colore a cera l'effetto è molto blando, e questo qui, quindi neanche ve lo faccio vedere, non ve lo consiglio nemmeno, è tutta fatica sprecata. Almeno anche nella scompostezza qui la variazione tonale si vede e può avere un bell'effetto. Bene, spero che questi rimedi homemade per sostituire i fluidi da mascheramento in commercio costosissimi vi siano piaciuti. Ora vi lascio le foto e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Facile creare un mascheramento fatto in casa, lattice oppure la gomma pane oppure la cera della candela, tutti elementi ottimi per creare dei buoni mascheramenti. Mi raccomando, non affidatevi solamente al pronto. Il pronto, come in cucina, come in ogni cosa, le cose pronte costano di più. Se voi attivate la vostra creatività, ma soprattutto vi mettete a leggere un argomento, se vi piace fare una cosa è ovvio che dovrete studiarla, quindi internet può esservi di grandissimo aiuto in questo. Andate a cercare, cercatevi da soli le soluzioni, cercate di capire di cosa sono fatti i materiali che usate e quindi cercate di ricavarli voi stessi non spendendo un patrimonio. L'arte non costa tanto, costa tanto l'arte
già pronta. Quindi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mi raccomando, un bel pollice in su, senza maschera. Condividetelo sulla vostra pagina Facebook e lasciatemi qua sotto tanti commenti. Io vi aspetto sempre su Facebook e sulla mia pagina Instagram e vi aspetto sempre anche su Due Cuori Una Cappa, qua sopra, qua sopra. Cliccate e iscrivetevi sul mio secondo canale, che dove sono insieme a Gabriele a proporvi tante ricettuzze buone buone. Adesso non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci!